Grazie a Francesco, buonasera a tutti. Io ritengo di non aver fatto nulla di straordinario. Abbiamo fatto insieme con altri cittadini di Vallata, siamo partiti da Vallata, ma poi, visto un po' i risultati che ottenevamo, siamo stati interessati anche da altri comuni, da altri comitati cittadini che volevano appunto difendere il proprio territorio. E lo diceva Francesco, quello dell'eolico insieme al petrolio, a tanti altri scempi che vengono perpetrati sul nostro territorio, passano il più delle volte in silenzio, con la complicità o il silenzio complice delle amministrazioni che o non si presentano proprio nelle conferenze di servizi dove possono sostenere le ragioni del proprio territorio, quando si presentano fanno la formula, nella migliore delle ipotesi fanno una posizione così formale, ma senza, come dice il sindaco di Calitri Michele, fare le pulci a tutte quelle che sono le varie criticità di questi progetti. Siccome il tema del convegno è più esempi e fatti e meno parole, io, anche se non è mia abitudine leggere, voglio leggervi questo brano, mi porto via solo qualche secondo. Quando realizzato nel comune di Vallata e più a ovest ai confini con il comune di Bisaccia, ha deturpato in maniera irreversibile l'immagine di una vasta area, di una forte tradizione silvio-pastorale, la cui popolazione per decenni sarà costretta a modificare i propri rapporti con gran parte del suo territorio. L'immagine che viene restituita agli abitanti del centro urbano di Vallata, residenti sulla collina di fronte all'area investita dal parco eolico, è certamente disarmante, caotica, e con la rotazione delle pale credo che non potrà portare, che potrà portare in futuro a disturbi visivi. Tutto quanto attuato ha portato all'emissione di un decreto autorizzativo illegittimo e tanto deriva proprio dall'insieme innegabile di una rete di compiacenze, per cui si è del parere che tutte le opere siano illegittime, cioè non coperte da alcuna autorizzazione, da certificazione non veritiere, dal mancato controllo sul realizzato da parte del comune di Vallata e del settore regolazione mercati della regione Campania. Occupazione di terreni vincolati da uso civico, dalle attestazioni false sui lavori resi per conseguire anticipazioni e benefici dei certificati verdi. Questo che vi ho letto non è un qualcosa che hanno scritto qualche comitato per l'eolico, non è quello che ha scritto un qualche comitato sull'eolico, ma è una relazione di un consulente incaricato dall'allora procura di Ariano Irpino, adesso tribunale soppresso, lo diceva prima Francesco, ed è il danno che è stato fatto alla, non solo al paesaggio vallatese, ma come dice appunto nella relazione questo tecnico, anche alla salute dei cittadini. Ebbene, questo parco è stato sequestrato, il 28 di dicembre è stato sbloccato l'8 di aprile, quindi è rimasto fermo per un bel po'. La regione Campania ha sospeso le autorizzazioni, però poi non se ne fa nulla, il parco è ancora lì che funziona, continua a fare danni, continua a produrre un reddito per la società, questi sono dati della società stessa riportati in questa consulenza, di 45.000 euro al giorno per ogni aerogeneratore, stiamo parlando di un parco di 24 aerogeneratori. I cittadini si sono battuti, noi abbiamo fatto azioni nel settore penale con queste denunce che hanno avuto questo risultato, anche se poi ad oggi, a distanza di 3 anni, ancora non sappiamo se le 14 persone indagate, era stato chiesto per alcune anche la misura cautelare degli arresti, ancora non sappiamo se saranno tratti a giudizio, se la situazione sarà archiviata. Nel frattempo abbiamo questa situazione che continua. Abbiamo bloccato 2 parchi eolici che insistono su terreni gravati da uso civico, sono quelle terre che sono della collettività, non sono delle amministrazioni comunali,
sono quei terreni che il decreto della legge Galasso ha previsto proprio perché appunto hanno conservato il loro habitat naturale, soprattutto gli usi civici di tipo A, che sono quelli coltivati a bosco o riservati al pascolo, che non sono stati quindi alterati neanche con la consumazione del territorio che avviene con la coltivazione. Ebbene, siamo riusciti a bloccare questi due parchi. Questo mese abbiamo fatto due conferenze per un parco e pensate all'assurdità: la regione Campania, il settore foreste e usi civici, ex BCA, che è quello che la regione dovrebbe tutelare gli usi civici, nel mentre ha sospeso un parco perché insisteva su un foglio che la regione stessa ha detto gravate da usi civici, se volete vi dico anche il foglio, il numero 13, per quello che può interessare. In quest'altra conferenza, sempre la regione Campania, settore foreste, ha detto, ha autorizzato il parco dicendo che sul foglio 13 non ci sono usi civici. Cioè siamo al ridicolo e all'assurdo. Ovviamente noi abbiamo già provveduto a denunciare questa situazione, io chiederò che vengano adottati dei provvedimenti, perché è impensabile che funzionari dello Stato, funzionari pagati da noi, possano sullo stesso foglio e sulle stesse particelle, perché tra l'altro questi due impianti hanno interferenze tra di loro, alcuni aerogeneratori non sono stati autorizzati, dicono a distanza di un anno, e ci sono i dati se volete, abbiamo le comunicazioni, una società che firma dal 2012 ha chiesto al comune di Vallata appunto di sclassificare queste terre da uso civico proprio per poter realizzare il parco. La battaglia è iniziata a Vallata, ma la stiamo continuando a Lacedonia, a Caliti, abbiamo anche con il sindaco, non ha bisogno della nostra mano, sugli usi civici qualche dritta gliel'abbiamo data, ad Aquilonia, dove anche lì sta movimentando, perché adesso la difficoltà è la regione un po' in difficoltà perché ha ben 34 funzionari che sono indagati per abuso e per peculato, perché hanno preso dei soldi che non potevano prendere, pensate, venivano a farci gli espropri stando in malattia e hanno presentato gli onorari come se fossero liberi professionisti a vacazione, per cui per gli espropri di un parco eolico hanno preso la bellezza di 180.000 euro e a noi cittadini pagano poi una miseria, gli importi sono 0,80 a 1,20 euro. La cosa che fa più rabbia, Francesco, è che questi soldi sono i soldi che noi paghiamo in bolletta alla luce fonti rinnovabili, quindi io pago per le fonti rinnovabili con cui poi mi vengono espropriati i terreni, ma non per pubblica utilità, questo è il problema, ma per gli interessi di una società privata, di più delle volte SRL, che montano questi impianti, poi dopo 20 anni spariscono, il povero contadino che pensava di aver fatto l'affare prendendo 4.000, 5.000, 6.000 euro l'anno, si ritrova a dover smontare un impianto eolico, una torre eolica, il cui costo di smontaggio, almeno per quelli da 2 mega, è di 1.200.000 euro, che è però vantaggioso, dice la società, perché questo dallo smontaggio loro ricavano 1.400.000 euro, quindi guadagnano 200.000 euro, riciclando il materiale. Non si capisce come è possibile, però questi sono i dati che presentano i regioni. Noi ovviamente continuiamo, ci auguriamo che questa azione continui. Abbiamo trovato in Michele un valido sostegno, anche se chi vi parla, come ho ricordato anche noi, abbiamo una nostra pagina Facebook come Loria, nel 2004 abbiamo fatto una delibera in provincia di Avellino chiedendo una moratoria sui parchi eolici, quindi già 11 anni fa non ci improvvisiamo ambientalisti, facevamo queste battaglie, dopo di questo abbiamo fatto quella sui rifiuti insieme con Michele, che all'epoca era responsabile provinciale e regionale di Legambiente, come abbiamo fatto battaglie per valorizzare il nostro territorio. Tu hai fatto riferimento all'Oasi di Conza. L'Oasi di Conza è un progetto che ha realizzato la provincia
senza spendere una lira, perché sono fondi europei. È un progetto che prevedeva una metodologia di sviluppo ecosostenibile con il territorio. È un progetto che forse solo perché pensato e realizzato da qualche politico, non di quelli di oggi, cioè, poteva essere riprodotto, non è stato riprodotto in nessun territorio, in nessun comune dell'Irpinia. Mentre questo progetto noi come provincia l'abbiamo presentato in Canada alla prima conferenza mondiale sul turismo ecosostenibile, l'abbiamo replicato in Cina, però non siamo riusciti a farlo in Irpinia, paradossalmente. È una metodologia, basta in effetti certificare questo metodo che si riescono ad ottenere finanziamenti, perché è una metodologia certificata dall'Unione Europea. Allora, quello a me fa piacere vedere tanta gente presente, interessata, soprattutto tanti giovani. Il problema vero è che noi non dobbiamo arrenderci e soprattutto non dobbiamo delegare e abdicare ad altri la gestione del nostro territorio. Dobbiamo lottare e portare avanti le nostre idee. E lo facciamo, e vengo a concludere e a rispondere all'ultima parte della domanda. Fare queste cose comporta anche a volte dei rischi. Chi vi parla, insieme con altri amici del comitato, siamo stati tra virgolette attenzionati dalla società a cui davamo fastidio. Siamo stati per 3 mesi pedinati, hanno fatto indagini per verificare i nostri familiari, i figli e quant'altro, e a noi fortunatamente si sono limitati a questi. Purtroppo non è andata così alla Cedonia, dove prima contro le paleoliche e finchesi si colpiscono e si sparano tra di loro, diciamo, poco ci interessa, anche se ovviamente è un fenomeno che desta allarme, sono reati che destano allarme sociale, come si suol dire nel gergo giuridico o degli investigatori, però quando poi si arrivano a bruciare 200 rotoballe di paglia a un consigliere comunale che è in prima fila con il comitato No Alta Tensione di Bisaccia, a quel punto abbiamo ritenuto necessario fare la richiesta, una proposta che abbiamo fatto, ho fatto io personalmente, ma che gli altri comitati hanno fatto proprio, quello di chiedere l'intervento e la convocazione qui ad Avellino dal prefetto del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il prefetto, per la verità, nel giro di 10 giorni ci ha ricevuto, gli abbiamo esposto le nostre preoccupazioni. Tu facevi riferimento alla fase iniziale, l'eolico sostanzialmente serve a riciclare denaro sporco. Queste società utilizzano fondi provenienti dal malaffare, tirano su il parco eolico, poi lo vendono alle multinazionali che hanno bisogno del famoso 4% dei certificati verdi per poter stare sul mercato, perché non c'è nessun utile per i nostri territori, non c'è un ritorno per le amministrazioni, anche qualche amministrazione che prende le cosiddette royalty 2%, 3%, 3,5% nel migliore dei casi, sono somme più piccole rispetto al vantaggio della società e al danno ambientale. Non c'è nessun ritorno concreto per i cittadini, non c'è nessun comune, anche della Cedonia, di Saccia, che hanno, diciamo, una quantità enorme di paleoliche, nessun comune di questi ha l'energia gratis, che ne so, per l'illuminazione pubblica, per la scuola, per la caserma, per il comune, la trasformazione del riscaldamento con i termocompettori anziché usare i vecchi combustibili a naftra, a cherosene. Tutte queste cose ovviamente vanno denunciate, non dobbiamo fermarci, dobbiamo intensificare i rapporti tra di noi, e l'iniziativa che sta portando avanti ormai da 2 anni in Forbigna è senz'altro meritoria, perché ci fa capire come dei giovani che hanno a cuore le sorti del nostro territorio sono stati in grado di mettere su un qualcosa di bello che ci viene anche invidiato o apprezzato da
più importanti, lo diceva, l'interessamento della RAI, della Serte, ma anche di personalità che operano in questo settore. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito ovviamente a partecipare alle iniziative sui vostri territori o a denunciare lo scempio che si fa. Grazie.